Ciao ragazzi! Allora, dopo aver fatto la Red Velvet che è venuta malissimo, anche se non era male da mangiare, oggi facciamo una torta alle gocciole. Quindi adesso preparo gli ingredienti. 600 grammi di gocciole, non ce le ho. Niente torta alle gocciole. Dove sono le altre gocciole? Ecco qua, gocciole. Poi 150 grammi di burro, l'hai già No, pesato? tu vedi che mi sta attrezzando. 500 di ricotta, quindi dobbiamo aprirne due. Sei 250 grammi di mascarpone. Consiglio. 100 grammi di zucchero a velo. 120 grammi di gocce di cioccolato. 6 grammi di gelatina in fogli, guardate. Cos'è che scaldi? Sì, il burro fuso, sì. Eccoci qua, abbiamo pesato tutto, abbiamo preparato la tortiera con sotto la carta da forno. Tortiera da 22 cm di diametro. Quindi tritiamo 450 grammi di gocciole, perché poi dobbiamo unire burro fuso e 20 grammi di gocciole. Quindi prendi Di gocce. una ciotola dove l'amalgamiamo dentro. Grammi di gocce. Sembra un po' scionfo sto fatto qua. Ok, quindi 450 grammi tritati. Dobbiamo unire burro fuso e queste gocce qua. E poi lo mettiamo nella tortiera, lo compattiamo per bene sulla base e sui bordi. Qui dentro lo mettiamo. Ricotta, mascarpone, zucchero a velo. Mangiamo un pochino intorno alle mani. Ci cospargiamo di burro. Attacchiamo a correre in mezzo alla folla. Sì. Guardate questo utensile. Vediamo la mamma che fa la base. Strizzo la gelatina che ci fa schifo. La metto qui nella tazzina. Sciogliamo 5 secondi, si è già sciolto tutto, incredibile. Torno qui. Dai, usiamo questo visto che nella Red Velvet avevo usato l'altra. La ricotta, mascarpone, zucchero a velo, gocce di cioccolato e la gelatina. Ecco qua, buttiamo sta gelatina. Allora ragazzi, ci siamo rotti le balle di fare questo impasto, adesso lo mettiamo in freezer per 30 minuti. Ma in freezer non ci sta? Avete portato giù. Che palle! Vabbè. Allora, è passata mezz'ora. Ecco qua. Dobbiamo versarne un po' qua per fare il fondo. Metà, vediamo quanto è. Inzuppiamo le gocciole nel latte. Si vede da lì, vediamo se lo metto qua. Si vede.
Mia madre mi consiglia di assaporare il buono della vita. Allora, mettiamo il secondo strato. Allora, sbricioliamo un po' di gocciole per fare l'ultima parte. Butto? Sì. Mettiamo lì sopra. E voilà! Facciamo una foto. Questi qua togliere, ti diventano tremoli, le metti domani. Allora, adesso la copriamo e la lasciamo in frigo perché noi ce la mangiamo domani. Ecco qua. La lasciamo in frigo. Ci vediamo domani. Ecco qua, l'abbiamo già stortata, che abbiamo tolto la tortiera, stortierata. Dobbiamo togliere la carta sotto. No, è impossibile. E voilà. Ecco qua. Ta-da!